Ma io sono Rino e penso già fossimo a passare. Andatelo! Senti che scrivono i giornali. Patrizia Oliva, giovane cugine napoletano, ha vinto il torneo di Cecina. Il suo talento è infinito. Mamma, devo stare concentrato, non posso distrarmi. Patrizia Oliva mette in riga cugini più grandi di lui, con molta più esperienza alle spalle. Quello che colpisce del piccolo bambino sono la naturalezza e l'eleganza della sua forza. Mamma, lo vedi il naso? Sto mantenendo la promessa. Non si romperà mai. E senti, Patrizia Oliva non ha più avversari in Italia. Non c'è più nessuno che voglia sfidarlo. Dopo aver messo in bacheca tre titoli italiani, ora punta deciso verso l'Europa. Oira, come vorrei che tu fossi qui. Anch'io, mamma, vorrei che tu fossi qui. Che fosse a bordo ringa a vedermi quando io combatto. Mi manca, mamma. Ma mi manca un minuto della nostra vita. Quello che faccio su di me non è una storia famiglia, di tutti noi. L'ho capito quando ho perso io vivo incontro. Ho perso perché ho sottolato il mio avversario. Ho perso perché ho puntato troppo il petto. Ho perso perché davo retta a quello che dicevo che ero forte, che ero il più bravo, che sapevo finire giusto per andare a prendere la medaglia. Ho pensato di dire il tempo. E ho perso. Ho perso perché non avevo ancora capito contro chi realmente stavo combattendo. Padre, non ti preoccupare, tu sei giovane, la persona vota sua, vincerai ancora. Mamma, io ho perso perché noi siamo tutti nella stessa situazione. Io, tu, papà, i fratelli e le sorelle, siamo tutti nella stessa condizione. Stiamo combattendo, ma dobbiamo capire chi è il nostro avversario. Il mio avversario non è solo io. E chi è il tuo avversario? Io non lo so, l'ho capito quando ho perso il mio primo incontro. E anche tu sai, mamma, chi è il tuo avversario. Il mio avversario? Sì, il tuo avversario. Il mio avversario è un pezzo di marmo bianco. Sì, mamma. E lo puzza di quello che beve tuo padre. Sì. E sono i vostri sorrisi che non riesco a vivere fino in fondo. Sì, mamma. Il mio avversario è come tuo, è come quello di papà. Il mio avversario sono io stesso, mamma. Sono io quello che il nostro fattore vuole buttarmi a terra. Sono io quello che mi chiude all'angolo e vuole tempestarmi di pugno allo stomaco come sta facendo con papà, mamma. Come me, come te. Mamma, papà, sta combattendo il pezzo più difficile della sua vita. Sta combattendo contro gli incubi del passato, contro i mostri della vita. Mamma, papà, le corde e la vita non sta per testarmi di pugno allo stomaco. Sì, mamma, ha messo la mano sulla corda e si sta rialzando. E se non ci credi, resteremo al tappeto. Se non trasformiamo il dolore in gloria, la condanna in buon inizio. La nostra fragilità non ci farà più paura. Non sei più mamma, oggi. Sì, mamma, il mio cantore mi hanno parlato. Mi hanno svelato il volto del mio vero avversario. Non perderò più. Thank you.
volevo dire che ti attestavi di vita allo storico. Io mi ho sempre fatto attento in cerca di creatura. Sì, perché c'è sempre una riuscita, anche quando non lavori. E se non c'è, la devi trovare da lontano. I miei avversari non mi colpiscono mai, perché io ti ho visto tutto. Conosco l'intenzione degli avversari, perché io so ascoltarmi. Ascolto le mie polizie, le mie fragilità, le mie paure. E so che è lì che loro vorranno colpire, è lì che vorranno fondere loro dolore, ma non ci riusciranno. Non è stato facile. Chilometri e chilometri sotto la pioggia, l'unità della grotta della mia palestra, i topi che scacciavano. Fino a Mosca, alle Olimpiadi. La Russia, la patria del giallo di antagonistico. I russi, i pugni più forti al mondo, i maestri della tecnica, della potenza. Io, giovane voce del sud, di Napoli, la mia città che rispetti l'anno del nostro paese. Io, giovane voce sul quale nessuno aveva avuto il coraggio di scommettere. E ora che siamo passati da tutto, devo perdere chi, altrimenti tutto ciò che ho fatto in questi anni non avrà più senso. E che cosa è successo? Non mi hanno dato ascolto. Ora sono qui a Mosca, a un passo dal mio sogno e voglio portarlo via, ma non ci riuscirò. E che devi fare? Non mi hanno dato ascolto. Perché mamma, io sono giovane e gli anziani hanno dimenticato di aver fatto giovane. Io lo gridavo con tutte le mie forze. Il peso ufficiale è oggi, e non domani, è oggi. Allora mi hanno detto, ma tu sei un cuoco, e pensa a fare il peso. Noi siamo adulti, ci pensiamo noi. E non mi hanno ascoltato. E ora? E ora devo diventare il peso, mamma. Altrimenti non potrò dimostrare che l'anno scorso mi hanno rubato. E non potrò dimostrare che l'anno scorso mi hanno rubato. Del russo si dico una tua bella, il suo nome mamma, il tradotto qui nella mia testa. Hai perso tutto. Sì, mamma. È stato più forte di te. No, mamma, non è stato più forte di me. Un pugile sa quando è stato più forte. Lo riconosce subito e lo rispetta per tutta la vita. Io rispetto il Senico con la Cubaezza perché è un grande campione, ma non mi ha battuto. Io dominavo, ho colpito con precisione. E il pubblico applaudiva. E danzava, mamma, danzava. Ho colpito con precisione, c'era la lente dentro di me e mi diceva che era più forte come te. E ora devo fare questo, mamma. Devo sudare e devo correre e dobbiamo sperare che ci accetta di nuovo a peso ufficiale, mamma. Devo esperire, devo buttare fuori, mamma. Ognuno ha fatto conoscere il valore dell'altro per scoprire il proprio. Ma
applaudiva, essere ricchi di quello che avendo detto. Ma la Russia doveva vincere forse una medaglia d'oro per gli europei. Così quando invece è finito, gli esseri ricchi si siamo abbracciati. Poi ci hanno messo a 100 lire e hanno letto il viaggio. Ma non era la mia mamma a volare in alto, mamma, ma quello di essere ricco con l'acqua brezza. Ma non io mi sono lamentato, mamma, non io. E tu? Ha cominciato a protestare, a tempestare i fischi in palazzetto dello sport, mamma. Un uomo, un gigante tedesco, mamma, si è fatto spazio dalla folla e hanno messo i ciucci e ha gridato qualcosa. Poi è venuto verso di me, mamma, mi ha preso il braccio, mi ha trattato il trionfo e il pubblico applaudiva. I miei contorni marroni. I nostri bacci di serie, la nostra famiglia, il stupore che abbiamo restato. Sei bravo per me, sei veloce per me, sei potente per me. Ma io stasera ho qualcosa in più. Io sono qualcosa in più. Io sono la vita di mio fratello non vissuta. Io sono il pianto di mia madre. Io sono la fuga di mio padre. Guarda, combatto con me, combatto io. Io sono la mia fragilità, io sono il mio orgoglio, io sono la mia televisione. Guarda, Serica, sto aspettando questo momento da quando sono nato. Stasera il destino si compirà. Io sono le ossa della mia anima, fanno i frantumi.
Sono fragile come gli stati. Nessuno sa, nessuno sa. E da anni combatto con braccia solo. Il mio segreto è come una strofa di contorno. Non importa che colpisco nella mia mano, perdono mille spine. E più affondano loro, più colpisco io. Non mi fermare, non volerò, perché non posso essere altro che un pugile. Non mi fermerò, non volerò, perché non ho altre possibilità. Non mi fermerò, non volerò, perché il mio genio si infiamma d'ardore. Non mi fermerò, non volerò, perché dentro di me c'è il mondo. Dentro c'era un segno in bianco. Dovevo mettere solo la cifra che volevo per andare a combattere in America per Angelo Dardi. Il manager di Mauro da lì e scivolare da lì. Ho stretto tra le mani quella segna e ho visto le strade della mia città, la mia gente. Ho sentito l'amore per la mia patria. Il mio popolo stretto all'alba. Ho preso quella segna e l'ho strappato. Ho inseguito un sogno in cui ho creduto solo io ed è stato meraviglioso. Ringrazio ogni cugine che ha incrociato i suoi contorni come i miei, perché mi ha reso nuovo libero. Ringrazio ogni round, ogni pugno preso e schivato, perché ho capito che l'uomo è uno solo. Non ci sono razze superiori o razze inferiori, e non ci sono muri che l'amore e la conoscenza non tirano giù. Ogni volta che prendiamo un po', ogni volta che la vita può metterci la paura,